Bene, oggi 14 di settembre torno a parlarvi di libri, perché il 14 settembre del 1955 nasceva un grande scrittore italiano che io ho amato molto e che si chiama Pier Vittorio Tondelli. Tondelli esordì con un libro, che ebbe un grandissimo successo nel 1980. Io non ebbi modo di leggerlo perché avevo 14 anni e non leggevo quel genere di letteratura, purtroppo, devo dire, ma la generazione precedente si immedesimò molto in questo linguaggio preso un po' dalla musica, un po' dai fumetti, un po' dal cinema, un po' dalla letteratura e soprattutto per i contenuti. Sono sei episodi, se non ricordo male, sei episodi, in cui appunto si narrano alcune vicende. Vorrei leggervi questo episodio intitolato Viaggio e provate ad ascoltarlo, è del 1980. Guardate quante volte poi dopo abbiamo sentito in maniera diversa queste parole. In altri contesti, nelle canzoni, al cinema. Lui lo scriveva nel 1980. Notte raminga e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro. Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria. Lasciare che le storie riempiano la testa, che così poi si riposa. Come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria tante fantasie, una sopra e sotto l'altra, però non s'affatica nulla. Correre allora. La macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia incontro alle colline e alle montagne, oppure verso i fiumi e le bonifiche e i canneti. Poi, tra Reggio e Parma, lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all'interno delle discoteche o dei dancing all'aperto, ora che è agosto e hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata. E avanti, no? È un linguaggio forte, no? Ritmato. E questo nel 1980, un libro generazionale. Poi ci fu il romanzo. Un romanzo che ebbe anzi, un grande successo, anche se poi fu abbastanza criticato, come sempre, e che si chiamava Rimini, e anche lì questo affresco sulla capitale dell'estate, dove transitano transessuali, puttane, ma anche uomini e famiglie in ciabatte che spendono le vacanze nel mese di agosto in quella città. E poi altri, Pau Pau, dedicato al servizio militare, camere separate, e avanti così fino al 1991, quando poi l'AIDS se lo portò via. Nel 2001, se non ricordo male, 10 anni dopo la sua morte, Bompiani fece uscire questa raccolta con tutte le sue opere, che vi consiglio se mai foste interessati a leggere Pier Vittorio Tondelli. C'è una pagina che se avete ancora voglia di ascoltare vorrei leggervi, che a me piace molto, l'ho letta tantissime volte, è presa da Rimini, dal romanzo Rimini, e qui c'è Alberto, che è un sassofonista che così suona nei locali, poi una mattina si mette a suonare e guardate che cosa, c'è questa immagine, no? Questo lui che suona e Tondelli descrive proprio, è come se scattasse delle fotografie dove si vede il suono del sax che si appoggiano, che sfiora, che tocca determinate situazioni che diventano appunto delle fotografie. Vedete che meraviglia e ascoltate bene proprio l'uso del linguaggio, della parola, degli aggettivi. Alberto suonò con foga, passione, con rabbia, con amore, e il suo canto rauco si aprì attorno a lui e dai suoi polmoni, dal suo cuore, dal suo vecchio sax, si allargò alla spiaggia. Superò la linea colorata delle cabine, si distese sul viale del lungomare, raggiunse il molo del porto dove le onde della burrasca si infrangevano con spumeggiante violenza. Raggiunse i viali alberati. Le insegne spente degli hotel, i parcheggi delle vetture, le cime dei pini frustate dal vento, le barche attraccate nei porti che mordevano gli ormeggi come cavalli selvaggi desiderosi di libertà. Andò sull'insegna del Top Inn, su quella della sua pensione, sui viali di circonvallazione e finalmente si aprì, fino ad abbracciare tutta la Riviera. Andò sui volti tirati dei camerieri e delle ragazze di servizio che fra poco avrebbero dovuto alzarsi per raggiungere le cucine unte, bollenti e sature di vapori. Andò sui posteggiatori di taxi che sonnecchiavano con il capo reclinato sui vetri dei finestrini, una rivista aperta in grembo.
Andò sulle cabine telefoniche, sui binari viscidi e luccicanti delle stazioni, sugli strass delle puttane dei travestiti che raggiungevano le loro stamberghe di lusso. Andò sui corpi molli degli amanti addormentati e finalmente placati dopo una notte d'amore. Andò sui visi dei portieri di notte, accucciati nelle loro sdraie pieghevoli. Andò nelle camerate delle colonie per bambini, in quelle per vecchi. Raggiunse finalmente quella porta di fronte alla sua stanza in cui, ormai lo sapeva, stava sognando una donna. Una donna che ancora non aveva osato mostrarsi durante quei suoi ritorni all'alba, ma che ogni notte lo attendeva. E il suono del suo sax, la sua musica, fu come il rauco grido di dolore delle cose e degli uomini colti in quel momento bagnato all'alba, dopo il diluvio. Capisci perché? Non puoi non leggere e non amare Pier Vittorio Tondelli. Quindi oggi mi andava di ricordarlo. Ciao.